Buongiorno amici, benvenuti in diretta da Milanistan, stazione centrale di Milano. C'è gente che piscia, scusate l'immagine, a mezzogiorno e mezza, piscia. Benvenuto ai turisti. Ecco il benvenuto milanese italiano, una bellissima stazione piazzale Rifatto. Centinaia di immigrati, non so come chiamarli, richiedenti asilo, presunti profughi, molto eleganti, a pisciare e a cagare ovunque alla una. Facciamo due passi, mettetevi nei panni di un turista che arriva in una delle capitali europee. Vediamo se il signore finisce di fare i suoi bisogni. Ne ha tanta, se la teneva da tanto tempo. Ed è così, è in tutto il piazzale. Adesso proviamo ad accompagnarvi. Ha finito. Ha finito. Eccoci qua. Qua si dorme. Ovviamente chi dorme non piglia pesci, ma qua non c'è bisogno di pigliare pesci perché in Italia è il Bengodi per chi non scappa dalla guerra ma ha intenzione di farsi gli affari suoi. Vediamo. Benvenuti a Milanistan, l'ho intitolato. Questa è l'accoglienza. Facciamo due passi. Facciamo due passi. Ciao ragazzo, salutami. Qua si agitano. Si agitano. Qua. Non so se vedete le condizioni in cui la stazione centrale di Milano è. Questa è l'accoglienza, secondo qualche fenomeno. Questo è un bivacco. Questo è un bivacco, non è accoglienza. Questo è il benvenuto di Milano ai turisti nella capitale di questo paese. Di tutto e di più. Abbiamo visto. Pisciate e cagate a cielo aperto. Come non invogliare le imprese straniere a venire a investire in un paese così buono con chi sbarca domani mattina? Ecco, mi piacerebbe che le telecamere dei telegiornali per cui va tutto bene fossero qua. Adesso vediamo se riusciamo a fare ancora due passi senza che ci rompano le palle, andare sotto altri alberi trasformati in bivacco. Mettetevi nei panni di queste turiste che arrivano e sono accolte in questa maniera qua. Vediamo cosa c'è là in mezzo. Andiamo a vedere nella baraccopoli che cosa c'è là in mezzo. Ovviamente sono cosiddetti richiedenti asilo. Io donne e bambini ne vedo pochini, vedo tutti i ragazzi belli robusti, cappellini, telefonini. Eccoli. Sì, sì, passiamo. Da dove? Da là. Da là. Eccoci qua, vedete, ogni albero, ogni buco è ovviamente ben frequentato dai migranti. Ci guardano col loro cappellino. Salutiamo, ringraziamo. Ringraziamo la Boldrini. Eccolo. Guardate, guardate, è tutto così. È tutto così, sopra, sotto, davanti, dietro. È tutto così. Aspetta, va che vado da qua e giro da là. Ovviamente le fontanelle servono come dolci. No, 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 no. Fontanelle che servono come dolci. Questo è, speriamo che almeno non lo tiri fuori, si limiti a far la doccia senza tirarlo fuori, in pieno giorno. Eccolo, dov'è la Boldrini? Dov'è Renzi? Dov'è Alfano? Questa è la stazione centrale di Milano, dove ovviamente, eccoci qua, si fuma, si beve, coppiette, cuffiette. Richiedenti asilo, sì, come no. Questo. Questo è. Il signore ha finito di fare i suoi bisogni. No, no, scusa. Tranquillo, tranquillo. Buoni, buoni. Stai tranquillo. Niente. Stai tranquillo. Non sto facendo niente, buono. Stai tranquillo, oi. Buono ragazzo, buono. Oi. Buono, non sto facendo niente. Oi. Diritto di cronaca, sì. Oi. Andate, qua c'è uno che si è incazzato con cuffiette. Buono. Con tutto. E chi ti conosce? Tanti. Chi ti conosce?
chi ti conosce? È diritto di cronaca. Ma chi ti conosce? Sei in mezzo a una strada, non mi interessi tu. Vabbè. Eccolo lì, il tipo che minacciava. Eccolo lì. Cuffiette all'ultimo grido. Cuffiette all'ultimo grido. Ma che roba. Avete visto? Allontaniamoci perché poi ovviamente... Quella è la stazione centrale. Quello è il profugo. Vedi, quello che ci ha rotto le palle. Va che cuffiette, va che stereo. Va che roba. Ditemi voi se in Svizzera o in Austria potrebbe essere comprensibile una roba del genere. Bivacco. E poi ti vengono pure a minacciare i fenomeni da circo. Eccolo là. Cuffiette all'ultimo grido, musica all'ultimo grido. Questo è quello che si è fatto la doccia nella fontanella, ovviamente. Vabbè, Milanistan, stazione centrale. Questa è l'accoglienza. Questa è l'accoglienza. Questi si pigliano pure tramite la cooperativa XY i soldi per stare qua a cazzeggiare e a minacciare chi ritiene che Milano debba tornare una città civile. Va via il tipo con mega cuffietta che si è irritato perché l'abbiamo ripreso e si stava avvicinando con fare minaccioso. Va via, forse per me andrebbe via dall'Italia, non andrebbe via dalla piazzetta. Eccoli là. Cronache da Milanistan. Qualche minuto per stare insieme a voi. Adesso il tizio è ancora lì, ha finito di farsi la doccia nella fontanella. Ciao Andrea. Ciao. Siamo qua a riprendere, ecco ragazzi, paura sicuramente non me ne fanno, però mi incazzo perché questi bivaccano, pisciano, cagano, mangiano, bevono, dormono, fumano e ascoltano la musichetta a spese vostre, poi chi denuncia queste robe è brutto e cattivo, egoista, razzista, ignorante, mi sono rotto le palle, barconi, anzi portaerei, non barconi, per fare rimpatri di massa da questo punto di vista, poi minacciano pure. Se osi riprendere quello che fanno alla facciazza vostra e alla facciazza nostra. Io non mi rassegno, se voi mi date una mano la pulizia si può fare anche nell'interesse degli immigrati regolari e per bene che hanno tutto il diritto di essere qua e che non possono essere trattati alla stregua di questi balordi che evidentemente non scappano da nessuna guerra, evidentemente. Venite a farvi un giro in stazione centrale, venga la Boldrini, venga Alfano, venga Renzi, venga il sindaco di Milano, vengano i buonisti che anche su questa pagina, poverini, accoglienza, diritti. Avete visto qualcuno in fuga dalla guerra? Fra quelli che pisciavano, cagavano, minacciavano, si facevano le canne, ascoltavano musica qua alla una di un giorno lavorativo per tutti, anzi quasi per tutti. Io ne ho le scatole piene, quindi ho intenzione di cambiare, ripulire, riportare leggi, normalità e serenità. Più mi insultano, più mi minacciano, più mi diffamano, più mi fanno venire voglia di lavorare. Quindi torneremo. Adesso magari facciamo altri due passi perché nel piazzale, anzi li faccio adesso magari due passi. Diamo ancora, vado a fare due passi di là. Intanto rispondo a qualcuno di voi se riesco a qualche messaggio. Poi vado anche nel piazzale di fianco alla stazione centrale. Per documentare come anche lì ci sia il benvenuto ai turisti che sembrano sbarcati su Marte, nel quarto mondo, non a Milano, non in Italia. Mi piacerebbe che le telecamere della RAI venissero a inquadrare queste situazioni di delirio assoluto, di buonismo assoluto. Non lo fanno loro, lo facciamo noi, perché questi sono tutti signori che campano alle spalle del contribuente, loro e soprattutto le cooperative che li mantengono, che li pagano, per cui l'immigrazione è un business da miliardi di euro. Buongiorno, teniamo duro sempre, ci mancherebbe altro. Poi ci sono i pochi italiani che dicono mi raccomando non mollate, non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Facciamo due passi, prego, una foto, pronti? Una foto con Matteo, vai. Vai. Aspetta, salutiamo, Matteo. Vai, foto doppia, vai. Okay. Ciao, buon lavoro. Grazie. Buongiorno. Beh, tutto a posto, sembra di essere nel quarto mondo sto piazzale qua. Adesso andiamo avanti. Ovviamente gli italiani, i lavoratori si fermano. Qua ovviamente adesso vi documento la quantità di polizia che c'è. Guardate un po'.
se una città deve essere ridotta in questo stato e poi l'Italia dovrebbe campare di turismo, non oso immaginare la situazione in Sicilia, in Sardegna, in Puglia, in Calabria, dove splendide spiagge, dove splendide città che dovrebbero campare di turismo, invece sono bivacchi a cielo aperto. Ovviamente i turisti... Una foto. Prego, foto, vai. Vai, aspetta, vai. Grazie mille. Ciao ragazzi, vai. Grazie. Ciao ragazzi. Vai, prego. Ciao, tutto in diretta. Ciao Snapchat. Vai. Ciao. Passo. Vai. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, andiamo avanti intanto. Oh, ecco il dormitorio. Ali. Ali. Ditemi voi. Ditemi voi se sembriamo a Milano, non so. Questa è la bella accoglienza. Questa è la bella accoglienza. Fermate del tram. Questa è la stazione. Questa è la stazione. Torniamo verso la macchina adesso. Torno indietro, facciamo un giro di là. Chiudiamo il giro sotto gli alberi. Qua ci sono i poveri lavoratori della TM che sui tram e sugli autobus ne vedono e ne sentono di tutti i colori. Altri alberi, però qua ogni albero è un bivacco. Non so se vedete, non so se si rende l'idea. E qua siamo nel pieno centro di Milano, non siamo nelle periferie degradate o dimenticate, siamo nel pieno centro di Milano. Basta fare due passi con una telecamera per documentare quella che è la cosiddetta accoglienza. Eccoci qua. Qua. E torniamo indietro, ripassiamo. Qua ci sono i fiori, per carità di Dio, sono belli sti fiori. Poi però, bivacchi a cieli aperti, con situazioni igienico-sanitarie che vi lascio immaginare. Questa è l'accoglienza made in Milano, made in Boldrini, made in Alfano. Eccoci, giardinetti, giardinetti o bivacchi. Boh. Vabbè, coperta. Qua ovviamente ci sono decine di uomini della Polizia di Stato costretti a passare qua le loro giornate nel mese di luglio ed agosto, invece andare in giro a rincorrere delinquenti, perché questa è la delirante situazione dell'Italia che accoglie. Non so come sia la situazione nelle vostre città, in Veneto, in Campania, in Puglia, in Sardegna, in Piemonte o nel Lazio. Questa non è accoglienza, questa è una schifezza. Facciamo l'ultimo salto andando in stazione centrale. Tanto che caldo, madonna signor, si può cambiare questo stato di cose. L'importante è non rassegnarsi, l'importante è non rassegnarsi, perché non è detto che si debba vivere, sopravvivere o bivaccare in queste condizioni. All'interno della stazione centrale la situazione non è molto diversa. E questo è il quadro di un normale lunedì in una città che dovrebbe essere italiana, accogliente. Questa non è solidarietà, questa non è generosità, questo è lo schiavismo degli anni 2000, perché questa immigrazione fa comodo a qualcuno. Sì, giro di là, giro di là. Buongiorno. Buongiorno. Sto andando in macchina. Ma ecco qua, cuffiette, telefonini, cappellini. Se questi non hanno il telefonino, la cuffietta e la musica all'ultimo grido, non sono contenti. Però scappano dalla guerra, poverini. Vedete, ogni albero, ogni cespuglio, ogni piazzola. Ah, là c'è quello di prima. Là c'è quello di prima con le cuffiette. Quello, ripassiamo a salutare quello con le cuffiette o si incazza pure un'altra volta. No, vabbè, ovviamente poi stendono i panni ovunque, perché è casa loro, giustamente loro considerano di poter fare quel cazzo che vogliono, nessuno gli dice niente, come dargli torto. Sono arrivati nel paese del Bengodi, bevano, mangiano, fumano e bivaccano,
senza che nessuno gli dica niente. Eccolo là, l'amico con cuffiette che si era incazzato prima. Adesso lo salutiamo e dedichiamo questa immagine alla Boldrini, a quelli che campano in questa immigrazione clandestina. Io non mollo. Questa situazione è inaccettabile, l'Italia può tornare a essere Italia e il diritto di lavorare, di passeggiare, di prendere il treno è un sacrosanto diritto che intendo riprendermi. Ripeto, questa non è accoglienza di chi scappa dalla guerra, non c'è una donna, non c'è un bambino, ho visto e avete visto voi solamente... Ciao ragazzi, non si molla! Non si molla, vedi, poi la gente normale ha voglia di normalità, però diciamo che ho visto un sacco di ventenni belli robusti, cuffiette, telefonino, scarpette Nike, cappellino, che si incazzano se gli fai notare che non si può andare avanti così. Se voi non mollate, io non mollo. Parola d'onore.